Siamo a Stio Cilento, nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, un posto splendido, e qui sta per cominciare la corrida, decima edizione. Noi incontriamo Pina Caroccia, che oltre a essere la presentatrice da 10 anni a questa parte, è anche un po' l'anima dal punto di vista organizzativo, insieme ad altri naturalmente, di questa edizione e delle altre. Allora, com'è quest'anno la corrida? Come sarà? Allora, buonasera Guido, ben trovato. Ci fa molto piacere che siete ritornati qui con Telecolore, perché grazie a voi la nostra corrida è andata un po' in giro, quindi anche i concorrenti dell'anno scorso che praticamente si sono esibiti erano davvero entusiasti. La decima edizione, sempre in collaborazione con il Comitato Festa, poi c'è il maestro Antonio Maucione, Gabriella Maucione e Daniele Ruocco, che ormai veramente da 10 anni siamo il collante della corrida e che va forte e va avanti. Quest'anno sarà una decima edizione. Edizione da urlo, concorrenti bizzarri, chi si traveste da donna, chi si inventa degli strumenti particolari creati da sé. È davvero una corrida che va avanti. Tra l'altro, tanti posti a sedere e le persone che vengono qui stanno anche bene tra loro, perché è una sorta di piccolo momento di aggregazione al di là della corrida. Ci si ritrova, ci sono persone che ritornano in paese dopo tanto tempo che sono state fuori. Ecco, questo è il vostro momento, il momento di Stio. È il momento di Stio, ecco, perché proprio come dicevi tu Guido, in effetti questa è la settimana dove c'è la festa patronale, quindi com'è è vero che le persone che vivono fuori si ritrovano in questa settimana per stare insieme. Quello di guardo mi chiede a te, sei così bella, se verrai con me. Piccolo fiore, dove vai? Perché vai in giro? Incontriamo il sindaco di Stio, Natalino Barbato, e non possiamo non parlare in questo caso di Luciano Bonfrisco, questo grandissimo organizzatore della corrida di Stio, scomparso circa una settimana fa. Lei, quando ha dovuto ricordare questo suo amico, ha detto che era un trascinatore silenzioso. Sì, perché l'ho visto sempre così, Luciano era una persona che nel suo silenzio riusciva ad aggregare intorno a sé sia la gente del paese per organizzare i festeggiamenti civili della festa religiosa, e sia anche per quanto riguarda la squadra di calcio, tutti i giovani erano intorno a lui, strappandoli all'ozio domenicale, facendo in modo che avessero un divertimento sano. Per noi Luciano era un punto di riferimento, sono quelle persone che in paese quando vengono a mancare non è un momento in cui soffre solo la famiglia, ma soffre tutta una comunità, perché appunto Luciano riusciva ad aggregare tutti. E stasera è sicuramente festa, ma una festa di mestizia e soprattutto di ricordo, perché tutte queste luminarie, queste organizzazioni, anche la corrida che stasera verrà fatta, era un'altra delle sue invenzioni, perché riusciva con questa manifestazione a con pochi costi a fare un divertimento veramente sano.
ma è un vento che si placa in un momento e lascia dentro tanto freddo e insieme tanta povertà. E va e il mio pensiero se ne va seguendo un volo che già sa in quale cuore andare. Mondo di stelle, dove bella mi appare, sognando il mio cuore chiuso d'amore, volendo l'ombra andare, una muta fontana, sulla sua meditazione.